D'Onofrio, tu non puoi entrare qua dentro, fai brevo. Dai, su, che è una cosa importante, su. Ecco la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Grazie. Visto, D'Onofrio, sono venuto per l'udito e mi danno tutta la mano. Ma la zampa me la dai solo tu. Gratis controllo dell'udito e prova senza impegno d'acquisto. Chiama l'800 500 700. Facciamo un altro oggi giornata
qualsiasi prospettiva di sviluppo. Siamo qua!
l'assunzione di operai, offerti per la manutenzione un trovato, e non cambiamo progetti in settore di la Madonna! Socialmente utile, pulito, dignitoso e sicuro per tutti. Agricoltura, rilancio delle culture tipiche locali. Bianca. 47.000 unità a fronte di una contrazione della testa agricoltura e all'industria. Per considerare queste ultime come subalterne a logiche industrialiste. E attraverso la qualificata diffusione di piccole imprese dell'artigianato e del commercio, proprio per le dimensioni delle strutture e per l'innata flessibilità imprenditoriale, che in questa provincia si potranno recepire gli stimoli che provengono dai processi di diversificazione e con una visione unitaria del sistema economico di questa provincia, che le rappresentanze del lavoro autonomo mirano a un progetto di sviluppo autocentrato e a un processo di accelerazione rapida dei fattori che determinano l'economia locale. O alquanto improbabile grandi investimenti industriali a Ulsi. All'oggettiva emarginazione geografica non può sovrapporsi l'emarginazione economica causata dall'assenza di qualsiasi infrastruttura di collegamento efficiente. In questo senso appare evidente che questa provincia deve poter essere dotata di una dorsale viaria moderna ed efficiente che consenta rapidi collegamenti con le province e i capoluoghi vicini. L'ammodernamento della rete viaria provinciale, l'avvio per lotti funzionali della costruzione dell'autostrada Siracusa-Gela, il riammodernamento della ferrovia Siracusa-Vittoria, la collocazione nell'area di Mossato di un centro intermodale di trasporto, aree comunali caratterizzate da insediamenti rivolti al mercato strettamente locale. Ci riferiamo innanzitutto alla necessaria disciplina programmatore per comparti che consenta un'efficace vigilanza del pubblico professionale, come la Sicilia e per quanto ci riguarda la nostra provincia, e lo sviluppo di un'area al sistema di piccole imprese che conferisce all'economia della nostra provincia, così come in Sicilia e nel Mezzogiorno, la dimensione imprenditoriale più funzionale per una crescita della produttività e dell'occupazione. Diamo subito la parola al settore dell'agricoltura, Corallo. Ed è la rivendicazione di tutto il movimento. 70 miliardi in questo momento giacciono all'interno delle aree e non sono possibili di erogazione perché manca la gente, mancano i lavoratori. Ebbene, questa è la risposta. Questo grande popolo che si fa Stato, che si traduce in scelta